Ebbene, Forever Bamboo è una mia idea nata nel 2014. Un approccio innovativo per azzerare o ridurre l'impatto ambientale delle aziende. Tutto made in Italy. Questo l'obiettivo di Forever Zero CO2, il progetto lanciato da Forever Bamboo, azienda leader nel settore della piantumazione del bambù gigante. Capiamo di cosa si tratta ai microfoni di Pop Economy con Emanuele Rissone, presidente e fondatore di Forever Bamboo. Intanto Forever Bamboo, che cos'è? È una realtà totalmente italiana che ha, in questi ultimi 7 anni, raccolto dei denari in tutta Europa per la creazione di grandi foreste. A dire la verità, abbiamo iniziato 7 anni fa, siamo partiti in piccole dimensioni, quindi investendo qualche centinaio di migliaia di euro e facendo qualche piccolo ettaro di foresta di bambù. Poi negli anni piano piano ci siamo ingranditi, ora siamo un gruppo veramente grandi. Considera che l'ultimo impianto che abbiamo iniziato quest'anno nel 2021 è di 103 ettari, sono circa, mi sembra, 88 campi da calcio messi uno di fianco all'altro. È così grande che con le nostre squadre impieghiamo 2 anni a realizzarlo. Siamo partiti con un progetto che abbiamo chiamato Forever Zero CO2. Cioè, cosa proponiamo a tutte le aziende, dal piccolo artigiano alle grandi aziende industriali italiane? Venite da Forever Bamboo, noi vi facciamo il calcolo di quanta CO2 inquinate e grazie all'utilizzo delle nostre foreste la potremmo azzerare. Chiunque può crearsi una coscienza verde su misura per restituire, almeno in parte, quello che il pianeta ci offre ogni giorno. Ci sono state delle grosse industrie italiane che sono venute, abbiamo fatto i calcoli e noi diciamo, benissimo, per azzerare la tua azienda ti servono 3 ettari di Forever Bamboo. Ora prendiamo 3 ettari e li intestiamo alla tua azienda, ma l'utilizzo della CO2 spetta alla tua SPA. Con quell'utilizzo della CO2 tu diventi carbon neutral o quantomeno abbatti la CO2. Che per quanto tutti si sforzino di fare la loro parte, una parte di CO2 la emetti comunque. Cioè, tanto per capirci, ognuno degli amici che ci sta seguendo, che ha un appartamento, nel proprio appartamento, per quanto stia attento, quindi faccia la differenziata, cambi le lampadine, non apra l'acqua, usi tutto in maniera molto, come dire, sensata e attenta all'ambiente, tu produci circa dai 5 alle 7 tonnellate di CO2 all'anno. L'emissione di CO2 sotto un tot, nessuna azienda ci può andare. A quel punto interviene Forever Bamboo. Lo possiamo fare con delle piccole celle da 8 metri che dedichiamo al negozio, lo facciamo con delle celle da 1000 metri che si chiamano supercelle, lo dedichiamo alle aziende, oppure le aziende veramente grandi gli diamo qualche ettaro di foresta. Forever Bamboo parte come core dal verde, dal green, è un progetto green, ma si trasforma negli anni anche in un progetto industriale con un sottostante finanziario. In un periodo in cui gli effetti del cambiamento climatico sono sempre più evidenti, con temperature vertiginose e incendi che devastano il territorio italiano, questo progetto con le sue 7 foreste di bambù italiane può essere un passo avanti per salvare il nostro pianeta. Ma perché tra tutte le piante è stato scelto proprio il bambù? Le nostre foreste hanno un sequestro di CO2 molto elevato. Le foreste normali di alberi misti che vedete in giro per l'Italia hanno un sequestro che si aggira attorno alle 7 tonnellate all'anno. Una foresta di bambù gestita con il metodo Forever Bamboo ne sequestra 275, cioè capisci che i numeri sono completamente diversi, sono 36 volte tanto. Perché? Perché il bambù ha questa caratteristica per la quale se tu tagli la pianta, non è come un albero che tutti voi conoscete, l'albero se lo tagli lo devi ripiantare, devi ripiantumare di nuovo la foresta. Qui invece tu entri dentro la foresta, la tagli e questa ricresce. Il basso inquinamento che utilizziamo per creare le foreste, l'alta manutenzione, il continuo sfalcio, perché noi continuiamo a tagliare queste foreste per farle di nuovo crescere, costringe le nuove piante ad assorbire tantissimo carbonio per poter sintetizzare nuova legna e poter crescere. Siccome queste foreste impiegano 8-9 anni alla prima volta a diventare mature, ma dopo il trucco qual è? Che quando tu le tagli una volta mature, loro in 3 mesi ricrescono, in 4 mesi diventano ancora delle foreste intere. Quindi immaginati una foresta di 20 metri che in 4 mesi ricresce.
Immagina quanta energia ha bisogno per diventare da un germoglio così a una canna di 15-20 metri in soli 4 mesi. Ne ha bisogno di tantissima e quindi ne sequestra tantissima dall'atmosfera. Tutti ormai stiamo sviluppando una coscienza verde e la green reputation di un'azienda è un punto fondamentale per attrarre investitori e per sopravvivere in un mercato sempre più competitivo. Ascolterà un artigiano o un professionista, comunque anche loro nel loro piccolo, un avvocato, dice io quanto inquino. Usi il computer, accendi la luce, inquini, fai qualcosa anche tu. Poi è chiaro che la grande industria metalmeccanica che vedi che fa il fumo nero, viene spontaneo immaginare che inquini. Quella inquinerà tanto, però è la verità che inquiniamo tutti e questa è una cosa che non sanno. È la sensibilizzazione per comprendere che inquinano anche i singoli negozi, non ce l'ha ancora nessuno, non lo sappiamo, non lo capiamo ancora. Quando ti muovi in macchina inquini, ma quanti inquini? Non lo sa, non sa niente nessuno. Quindi è veramente importante comprendere che se ognuno fa pochino, poi come al solito tutti insieme facciamo tanto. L'altro aspetto è l'aspetto dell'attenzione economica. Cioè, oggi è dimostrato, lo dico a tutti gli amici che ci ascoltano, che le aziende che hanno un'attenzione importante verso il green sono quelle che stanno crescendo maggiormente. Cioè, quelle che hanno attenzione verso l'ambiente, un po' perché poi hanno attenzione anche verso tante altre cose, un po' perché le persone iniziano a dare energia alle aziende positive, un po' perché ci sono già gli acquirenti che iniziano a dare un'occhiata. Tu inquini o stai attento? Tu stai facendo qualcosa per il futuro o te ne freghi? Questi sono aspetti molto importanti. E Forever Bamboo, quando qualcuno viene ad acquisire la CO2 da noi, aiuta anche queste aziende a fare comunicati. Noi abbiamo dei comunicati stampa che giornalmente pubblichiamo. Questi comunicati stampa vengono continuamente ripresi da tutte le testate giornalistiche. Ebbene, in questi comunicati noi diremmo: bene, la famosa SPA di Milano ha azzerato la CO2 con Forever Bamboo e questo articolo viene ripreso tantissime volte. Per cui la tua SPA può prendere anche spunto da quello che facciamo noi e quindi fare dei comunicati stampa personali per avere anche risonanza mediatica, che mi dirai anche quello oggi aiuta.